in quale vita vuoi entrare? Nella tua! Io nella vostra e nella tua, in quella di tutti. Di ciao, tutti. Ciao Italia. Come Buonasera. State? Italia. Poi buonasera io, Italia. Io mi autolimito perché Italia infatti. Cosa? Allora, Italia Go TV. Però se ci seguite in streaming o su YouTube, mondo! Noi siamo seguite da, te lo dico, perché posso provarlo. Vediamo. Da New York e dopo è vedremo vero, un vero. Video bellissimo che mi ha mandato il nostro caro amico Filippo Ferretti, che so che ci sta guardando. Siamo seguite da Panama. Siamo seguite dal Costa Rica. No, siamo da Panama. Panama. Eh sì, dalla tua cara amica. Devo ma non andare solo. Io. Tantissime persone mi scrivono su Instagram, quindi io so tutte le parti del mondo. Cara Anna, dove siamo voglio venire a Panama! Voglio entrare nella tua vita, sì. Diglielo. Senti, allora, visto che dopo io parlerò tanto, perché lo so. Perché avremo un ospite, vi spiego questo. Mia mamma, poi ti lascio parlare, è una persona estremamente riservata, diciamo così, perché se dico pudica si arrabbia, diciamo riservata. Quindi avremo un ospite famosissimo, un famoso sessuologo che tutti voi amate, lo so molto bene perché mi avete scritto una valanga di domande che io poi per voi rivolgerò al professor Maurizio Bossi, che avremo ospite più tardi. Avremo Alan, con il quale parleremo di gossip. Caro Alan. Parleremo di tante cose perché Alan è un posto di scienza. Sì. Tra pochi minuti ci collegheremo con l'avvocato Taormina per parlare di un argomento molto importante che è l'incidenza dei media sui processi. Quindi ne parliamo tra poco. Adesso vorrei che tu iniziassi questo meraviglioso programma che noi facciamo, Gnocco. Ma che cosa hai voluto dire? Che cosa hai voluto dire dicendo che io sono... E tu sei una donna di altri tempi, sei una donna riservata. Certo, sono nata prima di te, cioè voglio dire, certo, di no, altri non tempi. Non è quello, non è quello. Cosa c'entra? Tu non è una questione di età anagrafica. Invece cos'è? È una questione di costume. Di costume. E fra l'altro lei non mette neanche il costume? No, mai. Vorrei dirvi. Non ho mai indossato un costume al mare nella mia vita. Capisci? Non ho mai usato una maglia senza la manica. Perché è una donna di classe, dillo. Sì. Allora, sentite sì. Che vita sfigata che fa la donna di classe. Senti, Luca, senti la vita allora, sfigata allora, che fa la donna di classe. Innanzitutto io non ho mai fatto una vita sfigata. No. Ascolta. Ho visto tutto il mondo. No, 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 aspetta, le tue regole. Allora, le mie regole. La donna di classe sì. Non beve. Sì. Non beve. Beve quel bicchiere di champagne quando mangia. Certo, non eccede mai. Non eccede mai. Non si mette in costume. Non fuma, perché la donna di classe non fuma. Mangia poco. Mangia. Perché non può diventare una botte di lardo, okay. Cioè, capito? Non fa altrimenti sesso. Non è certo non di classe. Non cambiare tutti gli argomenti. No, 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 no. Io... Non fa sesso, non si mette le mani a canottiera. Ascolta... cosa fa sta donna? Ascolta, deficiente. Allora, non ho detto io più che di classe la chiamerei sfigata. Prego, Vanna Marche. Comunque, sì, sai cosa ti dico? Dimmi. Che io comunque sono piaciuta molto. Te lo dico. Oh, va bene? Vedi che a pungolarla esce? Ecco. Esce, e anche se non mi sono mai fatta vedere in giro come vedo adesso tante sfigate nude in giro, a me non mi ha mai visto però nessuno. Però vogliamo dire va l'origine bene? Della minigonna, perché la minigonna nasce negli anni no, 70 no, la minigonna la portavo io. Ma io e la portavo. C'erano delle minigonne allora, calma. Inguinali. Allora, io la portavo la minigonna, non certo fino alla mutanda, però minigonna sì. Però vabbè, io ho fatto quando ero ragazzina un corso di bon ton. Capito? E ho imparato tanto. Devo dire che molte di voi dovreste farlo anche oggi, sinceramente. E io vi assicuro comunque che essendo sempre stata vestita, i miei corteggiatori li ho avuti anch'io, cosa sì, ti no, credi? Ma questo ah, ti ha ragione. Beh, allora. A proposito, vogliamo dire che oggi è la festa della donna. Ecco, auguri a tutte le donne. Io invece mi differenzio anche in questo, perché su Instagram sai a chi ho fatto gli auguri io? A quei pochi uomini che sanno dare valore e importanza alle donne. Oh, sono pochi questi. Beh, però ci sono. No, te lo dico, sì. Allora, sì. Devi sapere che
l'uomo sì. non ha una festa. C'è la festa del papà, c'è sì. la festa del nonno, ma non esiste la festa dell'uomo, non c'è. Allora, sono talmente merce rara, questi, io ho lui, cioè mio marito e tanta roba. E io ho mio marito Francesco, va bene? Ecco. Che è merce rara. Allora, perché io mi sono innamorata di Francesco? Perché lui è un vero uomo. Un uomo che ama la donna come donna, so come dirti. Ma il vero uomo cosa deve fare? Non deve bere, non deve andare. Infatti lui beve in acqua. Cioè, no. Non deve fare niente. No, cosa c'entra? L'uomo di classe? Cosa c'entra? Sai, l'uomo di classe ha un perché. Ad esempio, voi vedrete Alan dopo, perché lo vedete ogni martedì. Alan per me è un uomo di classe. Beh, è un uomo... Un vero uomo. È un uomo molto intelligente, molto. Un uomo che sa stare... Educatissimo. In qualunque ambito. Esatto. Educatissimo. Parla quando sa, sì. Non interrompe, ti lascia parlare, poi magari ti corregge anche, sì, però, sì. Ecco, per dirti, no? Sì. Io ne conosco pochi, cosa ti devo dire? Anch'io. Pochissimi. È vero. È merce rara l'uomo. È merce rara, no. E quindi perché dovremmo festeggiarla? No, non ho capito. Io ho detto che si parla tanto... Allora, innanzitutto l'origine della festa delle donne, lo sappiamo tutti, è una tragedia, quindi oggi viene sminuita così, offesa quasi, no? Come con questi balletti, sì. gli omini, le donne che mettono i soldi nelle mutande... Una roba terrificante. Terrificante. Una roba che non mi appartiene, non mi è mai appartenuta neanche quando avevo 15 anni o 20 anni. Però, secondo me, quei pochi uomini che riescono a dare valore alla donna vanno festeggiati. Comunque, abbiamo un collegamento con una persona di cui io sono dalla quale io vengo affascinata da sempre, che Anch'io. È l'avvocato Taormina. Vediamo se ci sente. Avvocato... Oh, buonasera, avvocato! Qua. Come sta, avvocato? Buonasera. Lei sa cosa le ho detto, eh? Che mi ha detto? Che io ritengo due uomini di classe al mondo. Lei e Al Pacino, basta. Tutto il resto è noia. Grazie, grazie. E la trovo sempre in splendida forma, mi fa tanto piacere. Quello sì. La verrò a trovare presto a Roma, perché io voglio parlare va con bene. Lei vis-à-vis. Senta, va avvocato, bene, partiamo lì. Subito, le voglio fare una domanda, poi so che è tardi, perché lei so che si alza presto, immagino che si alzi presto, vista la sua professione meravigliosa che io ammiro tanto. Secondo lei, so che lei ha trattato tanti casi di cui la cronaca si è occupata lungamente, che incidenza hanno i media quando entrano in un processo? Ma guardi, è un discorso molto complicato e anche poco studiato, perché nonostante molto più spesso si fanno meglio i processi, diciamo così, sul piano mediatico piuttosto che nelle aule di giustizia, però il tema è ancora oggetto di grande riflessione. Beh, intanto cominciamo col dire che c'è da distinguere a seconda che si tratti delle attività di indagine che vengono svolte, ovvero che si tratti del dibattimento. Sì. Nelle attività di indagine, siccome governa tutto il pubblico ministero, che tra l'altro è un organo che le indagini non le sa fare, perché non ha studiato per fare le indagini, hanno studiato i poliziotti per fare le indagini. Certo. E però si appropria di tutto quello che fa la polizia o addirittura la condiziona in maniera negativa e studia molto quelle che possono essere le reazioni a livello mediatico. Seguire una pista piuttosto che un'altra, aggredire una persona piuttosto che un'altra, favorire una persona piuttosto che un'altra, sono cose che non i poliziotti, ma i pubblici ministeri capiscono, perché si rendono conto che in quel modo possono ottenere audience da parte dei media e quindi naturalmente giocare la loro partita sotto il profilo della visibilità, fregandosene ampiamente di quelle che possono essere le esigenze di accertamento
in senso stretto. Quindi il condizionamento durante le indagini è forte e spesso vediamo che si passa da un tipo di investigazione ad un'altra, da un tipo di utilizzazione di strumenti piuttosto che altro tipo, proprio in funzione di quelle che possono essere le risposte mediatiche. Poi invece c'è l'aspetto legato al dibattimento e lì effettivamente l'incidenza è molto più, come dire, profonda e raffinata, perché entra nella coscienza, nella mentalità delle persone che costituiscono un po' l'ossatura del processo, i protagonisti del processo. Per esempio, non sappiamo quanto incide sulla formazione del convincimento dei giudici il fatto di svolgere processi in continuazione o fare migliaia di puntate su una determinata vicenda giudiziaria. C'è una disciplina che è quella delle neuroscienze che adesso sta cominciando a cercare di capire quanto sia il condizionamento, se vi sia il condizionamento, rispetto soprattutto anche, se pensate alle corti d'assise dove ci sono dei giudici popolari e ci sono dei giudici di Certo. carriera, di professione, e là non si capisce bene quanto sia in grado di resistere il giudice popolare a quello che avviene in televisione o attraverso altri strumenti mediatici, quanto invece tutto ciò incida su quello che determini i processi di formazione del convincimento del giudice. Sono cose che non conosciamo. Certo. Quello che vediamo è che in effetti vi sono delle storture spesso che non hanno possibilità di essere comprese perché appunto il condizionamento noi non sappiamo da dove viene, non sappiamo in quali termini la percezione della persona sul, per esempio, la ricostruzione di un omicidio oppure sulle modalità con le quali una determinata condotta criminosa sia stata effettuata, non sappiamo quanto incida. E non credo che noi dobbiamo fermarci rispetto a questi problemi e che dobbiamo, come dire, condannare la mediatizzazione del processo. Perché vedete, un problema serio nostro è quello del controllo sull'operato dei giudici. Siccome questi fanno come gli pare, se fanno i pubblici ministeri hanno licenza di uccidere, se fanno i giudici nessuno li controlla, se sbagliano nessuno li chiama a pagare. E Esatto. l'unico modo per fare un controllo sulla giustizia è quello della mediatizzazione. Le telecamere nelle aule di giustizia sono l'unico strumento che noi abbiamo per capire che cosa accade in quelle aule. Quindi non ne possiamo fare più a meno. Dobbiamo soltanto trovare, dal punto di vista scientifico, quelle che sono le inferenze della mediatizzazione sulle menti dei protagonisti del processo e trovare gli strumenti per correggere, come dire, anomalie che possono derivare dalla mediatizzazione dei processi. Qual è un processo, secondo lei, il processo che ha pagato di più la presenza delle telecamere? Ma guardi, sono tutti. Poi vede, noi siamo sempre abituati ai processi e pensiamo sempre ai processi di carattere nazionale, cioè che coinvolgono la popolazione del nostro paese nel suo complesso. Ma noi abbiamo a che fare quotidianamente con quello che accade nelle piccole città, nei centri normali, per così dire. L'Italia è fatta di 4, 5, 6 grandi città, ma il resto è tutta provincia, tanto per intenderci. Certo. E lì, per esempio, c'è il gioco forte della stampa e delle televisioni locali Sì. che ingigantiscono
processi di carattere anche modesto sul piano Sì. della valenza criminale. Quindi voglio dire, è un po' complicato dire quale è il processo che più è stato influenzato o quant'altro, anche perché obiettivamente non lo sappiamo, io non le so dire, pure con i tanti processi che ho fatto, penso a tutti i processi di Mani Pulite, penso alla vicenda Franzoni, penso ai grandi politici che ho difeso, Bettino Craxi, Andreotti, Gava, eccetera, voglio dire, però io non le so dire se Se siano avrebbero stati. avuto un esito diverso se non ci fosse Esatto, non stato. glielo so dire, non glielo so dire. Ma adesso addirittura, avvocato, c'è un altro fenomeno che mi spaventa ancora di più, che è quello di volere un imputato ancora prima che questo venga indagato. Cioè adesso c'è la caccia Ma al colpevole. Un ecco. processo, vede già, io lo definisco processo. Questa Liliana, questa signora che è sparita. Cioè che dalla mattina alla Sì. sera, dalla mattina alla sera, io Sì. credo che il marito prima o poi lo arresteranno, io penso. Ma guardi, questo è un altro tema, questo è il tema di una sorta di mercato che si è Sì. verificato nel campo del giornalismo d'inchiesta, che è una cosa molto importante, il giornalismo d'inchiesta. Abbiamo bisogno, per quello che dicevo prima, del giornalismo d'inchiesta, perché è l'unico modo per cui possiamo controllare pubblici ministeri e giudici. Però, francamente, devo dire, sono diventati tutti dei grandi investigatori, sono Tutti. Sì. diventati tutti degli psicologi della criminalità e quant'altro, tutti che si azzardano in soluzioni, conclusioni, previsioni e quant'altro, ma veramente di giornalismo d'inchiesta serio ce n'è molto poco in circolazione. E però fa tanto male, fa tanto male. Fa Fa ta male, lei mi molto. ha citato quel caso. Io, per esempio, a proposito di quel caso, ma ce n'è un altro, non so se l'avete seguito, di quella vigilessa che è morta, per cui è stata uccisa. E sono Sì. in carcere le due figlie con Sì. il fidanzato di una delle figlie. Guardi, Sì. io quando penso, non ho alcun interesse di carattere professionale, quindi parlo soltanto per valutazioni di carattere, come dire, ecco, diciamo mediatico, come ci vuole, perché stiamo Spettatore, parlando, come sarei sto io o parlando come chiunque altro. spettatore, ecco, esatto, Sì. come spettatore. Io francamente mi chiedo come sia possibile che rispetto allo spessore indiziario con il quale ci si confronta in questo come nell'altro processo che lei prima ha ricordato, dove ancora non è successo niente, e Niente. auguriamoci che a meno che non si tratti della persona colpevole, e questo è un altro discorso, però insomma io non faccio i processi secondo quello che penso, faccio i processi secondo quello che c'è. Beh, Certo. nel caso che lei ha citato, come l'altro che le ho citato io, di quella della vigilessa di Temù, beh, insomma, che ci siano elementi per poter mettere in galera la gente, francamente io ho grande, grande perplessità. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
Con Triform Bench scoprirai il nuovo concetto di allenamento home fitness. La panca funzionale dal design unico e inimitabile, con inclusi tutti gli accessori per il tuo allenamento functional. Scarica l'app e divertiti a scoprire centinaia di esercizi grazie ai video training dedicati. Tieni sotto controllo i tuoi allenamenti con la fascia cardiaca inclusa, facile da spostare e riporre senza spreco di spazio. Triform Bench, l'eleganza e la funzionalità made in Italy per il tuo allenamento home fitness. www.triformbench.com. Si arresta troppo facilmente. E vorrei chiederle questo, avvocato. Io in ogni puntata, io sa il tema carcere lo vivo dentro di me perché l'ho vissuto, per cui lei saprà che quando uno viene arrestato e rimane per un periodo in carcere rimane una piaga dentro che non guarirà mai. Per cui quello Certo. che posso fare da persona libera oggi è occuparmi di chi invece in carcere c'è. Cosa cambierebbe lei del sistema carcerario se potesse? O meglio, cosa pensa, come pensa che sia oggi il carcere in Italia? Allora, guardi, no, il carcere in Italia è uno schifo e su questo non c'è nessuna ombra di dubbio. Anche, diciamo, con tutta la buona volontà del personale carcerario e quant'altro, è veramente una cosa vergognosa il carcere italiano. Io parto da un altro presupposto e sto operando anch'io, anche a livello istituzionale, in questi termini. Parto dal presupposto che bisogna cambiare filosofia. La dico in pillole senza farla tanto lunga. Sì. Io ritengo che nel 90% dei casi il carcere debba essere abolito, nel senso che la misura massima di limitazione della libertà personale deve essere quella degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare. Nelle carceri ci deve andare chi ha commesso atti di gravissima violenza, violenza sociale e violenza fisica, penso alle associazioni di stampo mafioso per la violenza sociale, penso a certi tipi di omicidio per quanto riguarda la violenza fisica, penso alla violenza sessuale, penso a questi 4-5 grossi temi per i quali sì. ci deve essere il carcere, ma un carcere che ti sottrae alla sorte che spesso deriva dalle tue condizioni di vita o delle tue caratteristiche personali che devono essere oggetto di attenzione e cura. E quindi questo è il primo aspetto. Per quanto riguarda il resto, quindi nemmeno il 90, il 95% dei casi, la misura massima deve essere la detenzione domiciliare e, quando possibile, con la possibilità di svolgere attività lavorativa. Perché questo non soltanto ci sgraverebbe di tutte le spese che abbiamo per le carceri, ma soprattutto consentirebbe al cittadino di rimanere tale e di poter riprendere il suo percorso nel momento in cui ha pagato il suo prezzo con la giustizia. Perché, e per quanto riguarda il resto, dopo questa grande fascia della detenzione domiciliare o degli arresti domiciliari, a seconda che si tratti di esecuzione della pena oppure di custodia cautelare, bisogna inventarsi. Noi siamo un paese che fa schifo perché noi abbiamo il sistema sanzionatorio più alto di tutta l'Europa. Ogni volta che si fa una riforma penale in Italia si risolve nell'aumento delle pene o nell'aumento del numero dei reati nel nostro paese. Noi dobbiamo esercitare inventiva per trovare delle temi sanzionatori che siano sempre costruttivi, che siano sempre rieducativi, riabilitativi e che restituiscano il cittadino alla giustizia. Quindi dobbiamo sbizzarrirci con la nostra fantasia, come hanno fatto tanti altri ordinamenti. Noi naturalmente potremmo essere più bravi degli altri perché di diritto ce ne intendiamo più di qualsiasi altro paese europeo, e quindi avremmo la possibilità di rendere questo settore del prezzo da pagare o del costo di un errore fatto qualcosa di ricostruttivo. Ci sono pure sicuramente le situazioni irrimediabili,
ci sono sempre state e sempre ci saranno. Ma la fascia grandissima dei cittadini che sbagliano è una fascia che deve essere trattata nella logica della Costituzione, che vuole appunto quella riabilitazione, che spesso non è proprio il carcere che pregiudica, perché come si suol dire, ed è vero, quello è l'università del crimine. Lei non crede che una persona che finisce in carcere poi pagherà per sempre, avvocato? Non si estinguerà mai il debito? Questo è un altro problema. Questo è un altro problema. Purtroppo qui è una questione di mentalità. Cioè, quando io ho pagato il mio debito con la giustizia, debbo essere esattamente un cittadino come gli altri. Non c'è ombra di dubbio che questa sia la verità dei fatti. Purtroppo c'è una mentalità italiana, anche italiana, diciamolo con chiarezza. Soprattutto italiana. Una mentalità punitiva, una mentalità gretta, una mentalità vendicatoria. Ecco, purtroppo c'è questa venatura del nostro paese che è un po' complicato superare. Il liberalismo che aiuterebbe molto, ormai è diventato una merce rara, e quindi vale il giustizialismo in un sistema nel quale la giustizia non funziona perché abbiamo ancora i magistrati dello Stato, no? Quindi essere magistrato dello Stato, come è per il pubblico ministero e per i nostri giudici, significa essere il riflesso di uno Stato che fa schifo, perché noi abbiamo uno Stato che fa schifo. E quindi non possiamo avere, se lo Stato si fa i suoi giudici o i suoi magistrati che sia, non può che fare dei magistrati e dei giudici che fanno schifo. Sì. Non c'è niente da fare, non è che può accadere l'inverso. Ecco perché io, per esempio, in una prospettiva del futuro, che naturalmente dovrebbe passare per riforme anche di carattere costituzionale, sono per il sistema anglosassone, sono veramente per restituire, come dire, la giustizia al popolo, nel senso di fare capo alle giurie popolari piuttosto che ai magistrati dello Stato, perché i magistrati dello Stato fanno l'interesse dello Stato. Noi vogliamo dei giudici che facciano l'interesse dei cittadini, e chi meglio dei cittadini può fare l'interesse dei cittadini? Certo. Cosa pensa che succederà al giudice Davigo? Posso chiederglielo? Guardi, il peggio possibile, mi auguro. Ma questi sono cani che tra loro non si mordono. Ho detto io. Avvocato, io ho detto a mia figlia: ricordati che cane non mangia cane. Esatto, ma vede, il problema è questo. Questo signore che voleva rivoltare l'Italia come un calzino, questo signore che dice che quando si è assolti vuol dire che il giudice ha sbagliato, questo signore deve pagare per tutto. Pazzesco. Quello che ha fatto. Pazzesco. Siccome ha commesso un reato, ed è un reato per un magistrato sicuramente grave, certo, ma vorrei dire, se l'ha commesso, perché io sono un garantista e quindi aspetto quali sono le decisioni dei giudici. Però il problema è che quando è toccato agli altri cittadini, questo si è scagliato come una belva contro tutte e contro tutti. E il Padre Eterno ci ha messo la mano, gli ha fatto toccare pure a lui. Che cosa significa stare sotto processo? Io, guardi, noi l'abbiamo vissuto e è stato su tutti i giornali, quindi lui anticipò la nostra condanna ad una cena e disse testualmente: Vanna Marchi mi sta sul... E quindi le darò 9 anni e 6 mesi. Anche questo è gravissimo, avvocato. Questo è gravissimo, è gravissimo. Però è successo. Ecco, io quello che mi auguro, non lo so, avvocato, io ho 57 anni, il cambio non lo vedrò sicuramente. Però mi auguro... Come non lo vedrà? No, io no, non arrivo a vederlo, perché ci vorrà un secolo. Guardi che molto spesso i grandi problemi hanno delle improvvise accelerazioni. Sì. E le posso dire che i momenti di crisi storica, come quello che stiamo attraversando, nell'ambito dei quali
si fanno tante di quelle cose, tante di quelle riforme che non è stato mai possibile fare, no? Per esempio, in queste ore, sa quante cose sta facendo questa specie di governo che manco si immagina di fare una cosa buona? Quindi voglio dire, usciamo da situazioni complicate spesso con le soluzioni che mai È avremmo vero, è raggiunto. vero. Ecco, io credo che siamo ad una, come dire, non voglio parlare di svolta storica, però credo che siamo in un momento di tale crisi e di conflittualità che dovrà essere risolto attraverso qualcosa di veramente nuovo. Beh, questo io me lo Io, per auguro. esempio, le posso dire, questa ministra, Sì. la Cartabia, l'attuale ministro della giustizia, ma io ci voglio fare un po' di assegnamento sulla possibilità che possa fare qualcosa di buono. Sì. Purtroppo, vede, il problema è questo: quando noi abbiamo un presidente della Repubblica che lo rieleggiamo pure, nonostante abbia assistito fermo, immobile, inerte a quello che è successo nella magistratura, dove un magistrato, un ex magistrato come Palamara, ha svelato l'arcano di tutte le porcherie che si fanno da anni, da 10, 15, 20 anni, aveva il dovere di sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura e non l'ha fatto, e questa è colpevolezza assoluta dal E punto viene di vista rieletto. della tutela del regime costituzionale in un paese moderno. Beh, quando abbiamo una situazione come questa, francamente, risulta un po' complicato avere fiducia. Ma Forse ha dico, non per ragione dire, non lei, la siamo conosco. talmente Io messi no. male che è probabile che succeda qualcosa di buono. Brava, È probabile. abbiamo toccato il fondo, Ecco, capito? Il fondo l'abbiamo toccato. questo è vero. Senta, avvocato, ma il Covid che ha chiuso i tribunali, insomma, si facevano i processi a distanza, cosa ha cambiato? Come ha peggiorato o se non l'ha peggiorato la No, situazione guardi, processi? ha totalmente distrutto, nel Distrutto. senso che i magistrati hanno preso la palla al balzo. Prima non facevano niente, ma facevano finta di lavorare. Col Covid non hanno fatto proprio Non niente. hanno fatto neanche Hanno finta di chiuso le porte farlo. a tutto. La giustizia è morta da tempo, ma il Covid l'ha seppellita. Noi abbiamo vissuto e viviamo ancora, perché siamo ancora sotto Covid fino al 31 di Certo. gennaio, di dicembre, non 31 marzo, 31 dicembre, perché un decreto legge ha prorogato l'emergenza a fini giudiziari fino al 31 dicembre, che per Addirittura. andare in tribunale dobbiamo chiedere il permesso, se vogliamo discutere una causa dobbiamo chiedere il permesso, se Pazzesco. dobbiamo parlare con un magistrato dobbiamo mandare la mail perché ci fissi l'appuntamento, perché questi se ne stanno a casa tranquilli e beati, non fanno niente dalla mattina alla sera e il cittadino si frega. Pazzesco. Avvocato, da quanti anni è avvocato lei? Allora, guardi, la mia vita è una vita molto particolare, perché io nei primi anni della mia gioventù, esattamente per 12 anni, ho fatto il magistrato. Davvero? Quindi, sono uscito da lì, sono uscito. Quindi lo sa Cioè, ho fatto in bene. tempo a uscire subito, prima possibile. E sono Infatti uscito non perché, dica, dica. no, sono uscito perché ho fatto il concorso per una cattedra universitaria dove ho insegnato e insegno tuttora. Quindi, e contemporaneamente ho fatto l'attività di avvocato, sono 40 anni che faccio l'avvocato. E in questi 40 anni quanto è cambiato? La sua professione quanto è cambiata? Ma in peggio, sempre in peggio, sempre con maggiori difficoltà, una magistratura sempre più decadente, sempre più ignorante, sempre più politicizzata, sempre più frequentemente attraversata dalla corruzione. Questa è la magistratura che io ho visto crescere in negatività. Quindi se lei tornasse
al tempo in cui lei si è laureato, lo rifarebbe? Una strada che ripercorrerebbe? Tutta, tutta. Bello tutta. Questo. Perché? Ma sa che io non potrei vederla fare altro. Lei rappresenta sì. Per me, nel mio ideale di avvocato, c'è troppo lei. Troppo buoni. Io no, spero vabbè. Di non avere mai più guai nella vita. Mai. Però, no, io ho avuto la... Posso dirle, avvocato, che ho avuto la fortuna di... Fortuna no, ho avuto la capacità di trasformare in bene ciò che è stato il mio male. Quindi oggi sono una persona diversa e probabilmente non sarebbe stato così se non fossi passata da lì. Però davvero, lei è una figura che per me merita, non lo so, io le farei un monumento. È guardi, una persona straordinaria guardi, lei, veramente. Bisogna avere una sensibilità particolare per fare, diciamo, seriamente... l'attività di avvocato, cioè una sensibilità per i diritti dei cittadini, ma soprattutto i diritti dei più deboli. Guardi, sì. Che c'è una debolezza in giro che non si può raccontare, c'è una fragilità con la quale ci confrontiamo tutti i giorni e c'è un menefreghismo anche sì. Dell'avvocatura, lo devo dire, perché anche l'avvocatura ha le sue responsabilità, perché ha spesso guardato più al suo interesse personale, al suo interesse economico, alla sua aziendalità, per così dire, piuttosto che stare vicino al cittadino che ha bisogno di essere... Ecco, se tu non sei animato da questo tipo di sentimenti, io vorrei dire che proprio si tratta di un sentimento. Se non hai questo sentimento, devi non fare un altro farlo. Mestiere, non puoi fare questo. E se lo fai, lo fai male. È una domanda che faccio sempre quando parlo con un avvocato. Quando lei ha davanti una persona colpevole o no, a lei interessa saperlo? No, a me non mi interessa assolutamente. Io guardi, io mi baso, cioè, voglio dire, se me lo dicono sto lì e ascolto. Sì. Ma normalmente non le cambia le niente. Persone non sono portate a fare questo tipo di confidenze, per così dire. A me interessa quello che capisco io e soprattutto quello che mi danno le carte, certo. Che mi danno gli accusatori. Perché, perché io quello è su devo, quello che poi devo, si baserà l'accusa, esatto, quindi è certo, è quello su quello che si deve basare la debbo, difesa. Che mi certo. Devo confrontare. Le è capitato di diventare... Comunque la cosa di... più bella... La cosa più bella è l'assoluzione di un colpevole. Quella è la cosa più certo, bella. Certo, ci credo. È tanta roba, come dico io, quella. Senta, avvocato, e faccio l'ultima domanda perché ho abusato della sua cortesia, ma è troppo no, bello averlo qua con noi. Mi fa piacere. Le è capitato di diventare amico di qualche persona che ha difeso? Sa perché glielo chiedo? Perché il nostro avvocato oggi è il mio migliore amico e noi diventati tanto amici nel periodo più brutto della mia vita. Allora, io le voglio dire questo. Io ho una particolare debolezza per il potere decaduto. Le spiego. Io ho difeso tutti, come ho difeso... grandi politici, da Andreotti a Forlani, da Craxi a Antonio Gava, Prandini, cioè, ho difeso un sacco di gente e difendo tanta gente ancora adesso, importante, eccetera. La cosa che più mi colpisce è avere a che fare con chi ha avuto un grande potere nelle mani ed è ridotto all'impotenza. Questa è una cosa che mi colpisce e mi ferisce in maniera molto forse non capisco perché evidentemente c'è un percorso interiore mio che non riesco a scoprire. E tra le persone che ha citato ne ha viste tante, non lo così. So esatto, non so sì. Da che cosa dipende, ma sa però, cos'è il potere arrivarci è tanto ma perderlo e lì è mi scatta l'amicizia. Sì. Lì mi scatta l'amicizia. Ah, sì. Io sono stato amico di Andreotti, ma amico veramente. Sono stato amico di Bettino Craxi, ma veramente amico di Bettino Craxi. Cioè, ma non perché fossero
importanti, si potesse sperare che domani sarebbero potuti tornare in auge o altro. No, perché mi tocca l'impotenza del Ha potente. visto la debolezza di grandi uomini potenti, resi deboli. Esatto, Eh sì, esatto. immagino. Va Avvocato, io bene. la stimo sempre di più, Sì. l'ammiro sempre di più. Ma se vengo Grazie. a Roma, Io. possiamo invitarla a pranzo? Sì, no, ma io, senz'altro, ma io le devo dire una cosa però, Quello che che vuole. io ammiro più sua madre di lei. Beh, ma io sono felicissima. Io sono, sa perché? Perché io ho un solo amore nella mia vita che è la mia mamma, quindi mi ha detto la cosa più Allora bella siamo che mi poteva insieme. dire, veramente. Avvocato, per me è un onore, veramente, che lei sia qui, ospite nostra, Grazie, grazie e a voi. spero davvero di poterla Una donna incontrare quanto di prima, grande davvero. classe. Capito? Dio la benedica, Sei una avvocato. donna di grande classe, ti ha detto questo bellissimo uomo, hai La capito? ringrazio, Che avvocato, grazie. complimento. Mi Grazie commuove. avvocato, la vedo benissimo Buonanotte, e sono buonanotte. davvero felice. Le voglio bene, posso dirglielo? Anch'io, Grazie, avvocato, mi anch'io, permetta. grazie. Auguri Grazie, a tutti. buonanotte. Grazie. Grazie, buonanotte, Grazie. buonanotte. Che uomo, mamma mia. Vedi, che uomo Mamma mia, che straordinario. uomo. Sì. Io Che uomo. ho sempre ammirato quest'uomo da quanti anni? E Tantissimi. adesso vi racconto questa cosa tantissimi anni fa, perché saranno 18? 18, 20, 20 Sì. anni fa circa, io avevo già intervistato l'avvocato Sì. Taormina andando nel suo studio a Roma e Sì. lui fu di una gentilezza, ma di una, Ma mi lui, ha aperto il suo a parte l'avvocato studio, che è, che lo ma lui è sappiamo un uomo tutti, ma spettacolare, è veramente. un uomo di classe, un uomo che non, ce ne sono Sai pochissimi cos'è? ormai. È sempre la conferma, è un'ulteriore conferma. Sì. Che quando una persona è veramente Sì. qualcuno, è così, È così. è umile, Sì. è stupendo. Sì. Grazie avvocato, davvero, mi ha fatto un regalo Che enorme. bello. E adesso mi sento anche E beh, più orgogliosa, e capito? caspita. Adesso capisco che hashtag noi creiamo dipendenza ha un senso. Non è la prima sera oggi in cui io capisco questo, ma io vivo di sensazioni e vi posso dire che nonostante tutti i giornali ci snobbino, tutti quelli famosi ci snobbino, non ce ne frega niente, primo perché ci guardano tutti e questa è la cosa più bella. Ma la cosa che mi riempie di orgoglio è potermi occupare di quelle cose di cui mi sarei voluto occupare da una marea di anni e mi rendo conto che chi è veramente conta nell'avvocatura, tra i personaggi più importanti e cose, sono tutti orgogliosi e felici di venire ospiti. Ho ricevuto qualche no, ma non da personaggi di questo calibro, No, da mezze calzette, da cose assolutamente. inutili. E quindi con il loro no mi hanno poi reso ancora più grande, perché Certo, meglio perché grazie al così. loro no io ho avuto il sì sì. di persone così. E quindi ancora grazie Mamma veramente. mia, l'avvocato Taormina, chi l'avrebbe detto mai che noi Ma sai che ha avremmo degli avuto. occhi blu come il Sì. mare? Io l'ho visto più di una volta. È stato un uomo bellissimo e Lo ancora è un uomo ancora. di grande classe. Ecco, Caspita. questo fa parte di quando io dico un uomo. Io credo Sì. che lui sia un uomo. Poi mi piace, sai perché? Perché non ha paura di parlare, non ha Guarda, paura di veramente, osare, non ha paura. di Perché osare. quando si dice la La verità verità si si può può sempre sempre dire, dire. sempre. Sì. Caspita, Soprattutto con un'intelligenza così, cioè ragazzi. questa è un'intelligenza Ma che superiore. tenerla per se stessi sarebbe un danno enorme Sì, per esatto. l'umanità, no? Bisogna darne un E po' quindi, anche a sì, noi. leggo un po' Grazie. di commenti nel frattempo, Grazie, vai avvocato, avanti, mio Betty. Dio. Che bello. Guarda, oggi ero un po' triste per cose mie e invece questa ospitata Sì. dell'avvocato Taormina mi ha reso veramente, che vi devo dire, sono felice, sono strafelice.